Due conferme e sette new entry. Sono in tutto 9 i membri che costituiscono il nuovo CDA di Sei Toscana. Dopo le dimissioni rassegnate ad inizio dicembre dal precedente consiglio d'amministrazione a seguito dell'inchiesta sulla gara di affidamento di Ato Toscana Sud che aveva portato all'arresto del direttore Ato Andrea Corti, martedì mattina l'assemblea dei soci di Sei Toscana ha indicato il nuovo gruppo che guiderà l'azienda, che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Le nomine del presidente e dei due vicepresidenti saranno effettuate il prossimo 15 dicembre, data in cui è stato convocato il prossimo consiglio d'amministrazione della società. Tra i riconfermati c'è anche un aretino, Riccardo Panichi, di Terra Nuova Bracciolini, che in passato aveva già rivestito il ruolo di vicepresidente di Sei Toscana. Sfuma così la richiesta avanzata dal sindaco di Arezzo e presidente dell'assemblea dei soci Ato Toscana Sud, ossia di provvedere alla votazione di una mozione per richiedere il commissariamento di Sei Toscana e affidare la nomina del nuovo CDA al prefetto di Siena. Tutto cambia perché tutto rimanga com'è, si diceva nel 1968, nel senso che il Consiglio di amministrazione è rimasto di 9 componenti, come lo statuto peraltro prevede. Io ritengo che siano sufficienti 3 persone per poter mandare avanti anche un ente di questa importanza, ma con grande snellezza. Credo che si possa da qui in avanti rinunciare a un amministratore delegato a favore invece della nomina di un direttore generale esterno al Consiglio di amministrazione, e per il quale io mi auspico veramente che si provveda con la nomina di uno dei dirigenti di Sei Toscana, tra i quali ci sono professionalità in grado di svolgere questo ruolo. E per quello che riguarda la discontinuità tra il passato e il presente, la mia idea di commissariamento che avevo proposto in assemblea ATO ormai 2 settimane fa, purtroppo non ne possiamo far di nulla perché io ho chiesto a Raffaele Cantone una proroga per poter consentire di fare una nuova assemblea nella quale si potesse mettere all'ordine del giorno anche la discussione di questo tema, e lui cortesemente, devo dire, infatti lo ringrazio, mi ha risposto prontamente, stamani mattina mi è arrivata la risposta, ma mi ha concesso tempo soltanto fino al 16. Ora Ato Toscana Sud ha già in programma di convocare un'assemblea per il 20 per la discussione del bilancio preventivo 2017, alla quale eventualmente avrei portato nuovamente l'argomento che ci aveva appassionato 2 settimane fa, e non ci saranno i tempi per farlo perché chiaramente saremmo fuori tempo massimo in quanto dobbiamo dare una risposta, se vogliamo darla, se vogliamo esprimere un qualche parere sull'argomento entro il 16. Quindi ringrazio comunque Cantone, anzi scriverò 2 righe di ringraziamento, ma ormai Ato non avrà più il tempo di esprimersi su questa vicenda.